ancora danni da parte dei cinghiali agli agricoltori del Basso Lazio. Ci troviamo in particolare a Sant'Ambrogio sul Garigliano, a poche centinaia di metri dal confine Lazio-Campania. Siamo qui con i signori Carmine e Giuseppe, coltivatori della zona. Ma sentiamo da loro cosa è successo. Abbiamo trovato il terreno, i terreni distrutti, devastati. Ecco qua i risultati. Un morso e lasciano le piante a terra. Quest'anno non si raccoglierà nemmeno la metà del raccolto di questo granturco. Non è possibile più che la gente fa fatica, lascia gli altri lavori per venire a coltivare quel pezzettino di terra e deve trovare il campo distrutto così perché i nostri enti locali non si interessano a questa cosa. Gli altri anni è stato molto di meno, ma quest'anno a me si sono mangiate oltre 12 ettari di terra. Non c'ho più niente. C'ho mio figlio che ha fatto il biologico, se l'hanno mangiato prima tutto. Si sono mangiate 3,5 ettari di terra che ha seminato mio figlio. Con la quale i semi costano il doppio, costa tutto a doppio, i concimi, il biologico, tutta quella roba là, costa il doppio, però vanno là, se lo mangiano per prima e poi continuano dopo agli altri campi che noi non possiamo più raccogliere. Teniamo oltre. Io almeno ho il 70% della raccolta, non lo raccolgo proprio. I nostri territori abbandonati alla crescita esponenziale dei cinghiali, che non è possibile, non vengono controllati più né dalle nostre associazioni locali di caccia, né dalla regione, né dalla provincia. Nessuno più si interessa a questa cosa. Non ci tutela nessuno. Vai a parlare col sindaco e dice che lui non ha sti poteri. Vai a parlare con quella della regione, sì, si vede e non vedi mai nessuno. Però noi stiamo scoperti, dice ci pagano i danni, no, ci pagano i danni, stiamo scoperti dal 2016. A me il 2016 mi hanno fatto danno, 2017 mi hanno fatto danno, 2018 mi hanno fatto danno e mo' il 2019 addirittura se l'hanno mangiato il 70% della raccolta. Vediamo noi come dobbiamo andare avanti. Non si può andare più avanti, la terra rimangono tutti incolte. Che sei? Ecco, giustamente il nostro caro amico ha sostenuto delle spese di migliaia d'euro, non di centinaia d'euro, di migliaia d'euro. E quest'anno ho trovato a raccogliere nulla, il nulla. Niente, non raccoglie niente. E non è tutelato da nessuno. Nemmeno il 30%. Io questo voglio dire agli enti di questi territori, che finché faranno come gli struzzi, infilando la testa sotto la sabbia, e fregandosene di questo, sì, perché sì. I contadini sono l'ultima ruota del carro, ma finché faranno questo si arriverà al punto che nessuno più coltiverà il terreno e diventerà incolto tutto come questo qui a fianco, abbandonato. Finiti i nostri nonni, devono finire tutti i nostri territori. Questa è la fine del territorio di Sant'Ambrogio. Un ragazzo venuto da fuori, sposato a Sant'Ambrogio, questa vigna la teneva un gingillo l'anno scorso. Quest'anno si è trovato costretto ad abbandonare tutto. Guardate i risultati. Si è trovato costretto ad abbandonare tutto perché con i filoni così bassi i cinghiali non gli fanno prendere nemmeno 2 chili d'uva. Questo è tutto quello che rimane.